l'entusiasmo degli organizzatori per la 7ª Christmas Run qui a San Giorgio? Sì, ci siamo finalmente, dopo un anno di fermo dovuto al Covid, abbiamo deciso di riprendere, decisione un po' combattuta, non sapevamo se fosse il caso o meno di spingerci a ripetere l'edizione, visto anche la situazione che sta andando verso il peggioramento della pandemia Covid, ma si è scelto di combattere questo fermo dovuto al Covid appunto e provare a darci da fare, e ovviamente tutto in sicurezza. Abbiamo deciso di accettare iscrizioni solo con Green Pass e mascherina ovviamente, e l'affluenza è buona, anche se ovviamente limitata dalla situazione contingente. Siamo oltre i 150 iscritti e siamo molto soddisfatti. In cosa consiste? Tutti vestiti da Babbo Natale a correre ad un percorso per le vie della città? Sì, sono 5 km, un percorso da 2 km e mezzo su due giri che tocca un po' tutti i punti più simbolici e caratteristici del paese, passando dalle vie del centro storico al parco di Villa Malfatti, Belloc, e passando nel parco del Castello di San Giorgio. E da un paio di anni a questa parte abbiamo deciso anche di inserire degli ostacoli divertenti lungo il percorso. Ogni anno c'è un ostacolo nuovo, e per renderci un po' più originali rispetto alle tante corse di Babbi Natali che ci sono per il Canavese, non solo. Difatti abbiamo visto palloncini giganti e pneumatici a terra. Sì, se avete piacere di seguire il percorso ci sono diversi punti e ostacolo. Già solo in piazza Matteo Pescatore c'è una serpentina labirinto. Dentro il castello ci sono un paio di ostacoli molto divertenti nel contesto del castello, che è veramente molto bello. E poi abbiamo altre sorprese che i partecipanti scopriranno durante il percorso. Ma non finisce qui, perché San Giorgio è molto attiva. Sì, il dicembre sangiorgese è molto ricco di eventi. Questa è la seconda tappa. Ieri abbiamo avuto la premiazione del concorso su al castello. Oggi abbiamo questo evento. In contemporanea questa sera ci sarà la presentazione del progetto delle Tre Terre ad Aglie. E poi il dicembre sangiorgese si svilupperà su più date, tra le quali c'è l'inaugurazione del nuovo teatro Belloc, e poi tutta una serie di eventi che vi rimando alla pagina Facebook del dicembre sangiorgese o della Proloco San Giorgio per vedere quali sono gli appuntamenti. Are burning low, one for each night they shed a sweet light to remind us.